Potrei rimanere per tutta la recensione così, perché lo slider di questo Mi Mix 3 è troppo soddisfacente. Qualche mese fa vi abbiamo fatto l'anteprima del Mi Mix 3 in versione cinese, quindi non ancora pronto per il nostro mercato. È da poco arrivato in Italia con ROM globale e lingua italiana. Chi si approccia per la prima volta allo Xiaomi Mi Mix 3 ha paura. Ha paura perché pensa che queste parti in movimento rendano lo smartphone più fragile. Tutt'altro, una volta che lo si prende in mano ci rendiamo conto che è uno smartphone molto robusto. Una robustezza che però ha dei limiti. Dei limiti dati appunto dallo slider, che rendono lo smartphone più spesso rispetto al normale. Infatti abbiamo 8.46 mm di spessore e un peso anch'esso elevato, 218 grammi. Peso elevato attribuibile probabilmente anche al fatto che qua dietro abbiamo una scocca in ceramica che è più resistente rispetto al vetro Gorilla Glass che abbiamo anteriormente. Una resistenza fino al livello 8 della scala MOS. La ceramica, come il vetro, consente il passaggio della corrente. Difatti il Mi Mix 3 è possibile ricaricarlo tramite ricarica wireless e Xiaomi ce lo fa sapere tramite inserendo nella confezione una basetta di ricarica fino a 10 watt. Il display viene tenuto fermo da una serie di magneti, difatti l'apertura è più dura di quanto ci si aspetti. Una cosa che io però ho trovato positiva perché impedisce che ci siano delle aperture involontarie del Mi Mix 3. Ovviamente l'apertura è semplice anche con una sola mano ed è molto soddisfacente perché il suono e l'apertura, il movimento sono molto secchi e precisi. Anche lo sblocco con il viso è soddisfacente perché sembra quasi che stiamo aprendo il device per entrare all'interno del sistema. Perché? Metti che lo hai in tasca, sollevi, apri ed entri. Bellissimo. Ovviamente è possibile sbloccare il device anche tramite il sensore di impronte digitali, quello classico che troviamo nella scocca posteriore. La capsula auricolare non è questa qui che troviamo nella cornice, perché l'audio esce da qua sotto, da sotto lo slider. Questo qui è semplicemente un buco che consente di passare l'audio. L'audio che in chiamata si sente benissimo, però io avrei gradito che questa capsula venisse usata anche come secondo speaker. Difatti l'audio non è stereo ed esce semplicemente dalla parte inferiore del device. Sul lato sinistro abbiamo un tasto funzione che di default viene utilizzato per richiamare l'assistente vocale Google. Noi però lo possiamo settare per attivare la torcia, attivare la modalità lettura oppure anche per richiamare semplicemente l'app precedente utilizzata. Ovviamente tutta questa tecnica, questo slider per nascondere le fotocamere, tutti i sensori, ha un solo scopo, eliminare il notch, eliminare l'attacca, le cornici, il buco per la fotocamera e nascondere il tutto. Qua lo schermo è super immersivo, un pannello di ottima qualità da 6.39 pollici, 2340x1080, proporzioni 19:9, un pannello di ottima qualità perché ovviamente un super AMOLED, i colori sono super brillanti, neri profondissimi e la luminosità elevata consente di vederlo tranquillamente anche sotto la luce del sole. Sul fronte software non abbiamo cose troppo particolari, abbiamo una classica MIUI 10 basata su Android 9.0 Pie, cosa buona perché il device esce direttamente con Android Pie, quindi si spera abbia un buon supporto prolungato. Le differenze non sono eccessive rispetto alle MIUI presenti su altri device Xiaomi. Le uniche particolarità che ho trovato sono quelle per la gestione dello slide. Difatti possiamo decidere che cosa fare, che funzione attivare all'apertura dello slider. Se attivare la fotocamera frontale per scattare un selfie, oppure per attivare il pannello delle funzioni, oppure ancora per attivare un'applicazione a nostra scelta, oppure semplicemente per non far nulla. È possibile inoltre settare alcuni suoni all'apertura dello slider, suoni che sinceramente non mi sono piaciuti ed ho disattivato subito. Xiaomi Mix 3 che è un vero top di gamma. Sinceramente non ho paura di dirlo, però qua abbiamo delle performance di altissimo livello. Il SoC Snapdragon 845 consente di avere un device fluidissimo. Sarà per il software, però io sinceramente non ho mai visto nessun lag. La GPU Adreno 630 invece ci consente ovviamente di giocare a tutti i titoli con i dettagli al massimo. E l'esperienza di gioco qua è molto piacevole perché non si ha nessun attacco, non si ha nessun buco, quindi giocare è davvero bello. In Italia viene venduto in unica variante, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.
Queste memorie sono UFS 2.1, quindi con delle ottime velocità, però mi è dispiaciuto che non ci sia una possibilità di espandere la memoria tramite micro SD. Nonostante questo, lo slot viene utilizzato per avere due SIM contemporaneamente. Sul reparto connettività abbiamo un device molto completo. Come vi dicevo, abbiamo la possibilità di usare dual SIM con supporto alle reti 4G Plus LTE, Wi-Fi dual band, abbiamo la possibilità di avere il NFC per i pagamenti contactless e, come il Mi 8, possiamo collegarci al GPS alla doppia frequenza L1 più L5. Xiaomi è sicura di aver fatto un ottimo lavoro nel reparto fotografico del suo Mi Mix 3. È talmente sicura che, quando lo si tira fuori dalla scatola, nella protezione del display, abbiamo la scritta DxOMark 108, il punteggio che ha fatto questo Mi Mix, proprio come se fosse una feature del device. Comunque, a parte questo, si rispecchia tantissimo nelle performance che hanno queste fotocamere. Abbiamo una 12 megapixel principale e una secondaria, anch'essa da 12 megapixel, però con zoom 2x, che consentono di fare degli scatti ottimi, con un HDR che funziona benissimo e un'intelligenza artificiale davvero buona che non satura esageratamente tutte le foto, tutti i colori, rendendole super finte. E poi ho trovato molto utile anche la funzione notturna che, aumentando i tempi di scatto, consente di catturare più luce per avere una foto più luminosa e ferma. Sotto lo slider si nascondono le due fotocamere, 24 e 2 megapixel. La secondaria viene utilizzata soltanto per fare l'effetto bokeh. Ovviamente, essendoci così tanto spazio, hanno integrato anche un flash LED per illuminare il volto durante i selfie notturni. Foto che, anche con la fotocamera anteriore, sono davvero buone e ricche di dettaglio. Una nitidezza molto elevata grazie ai 24 megapixel. Sul reparto video abbiamo un device davvero molto buono, perché si possono girare i video fino in 4K a 60 frame per secondo e, avendo un sensore stabilizzato, anche a questa risoluzione le immagini sono piuttosto stabili. Invece lo slow motion è possibile fino a 960 fps. Quali sono i difetti del Mi Mix 3? Si poteva fare di più? Xiaomi poteva osare qualcosina in più? Secondo me sì, poteva fare qualcosina in più sul fronte della batteria, perché qua sotto abbiamo una batteria da 3200 mAh. Non è enorme, non fa miracoli, consente di arrivare a fine serata, però sicuramente non eccelle. La seconda cosa è che chi andrà a comprare questo device lo paragonerà sicuramente al suo diretto concorrente, l'altro slider phone, l'Honor Magic 2. Questo smartphone, a differenza del Mi Mix 3, ha proprio tutto il corpo che si muove e qui vi è un sensore di impronte digitali sotto il display. Sul Mi Mix 3, con la tecnologia attuale, secondo me non era possibile integrare questo sblocco, perché abbiamo tutto il display che si muove e lo sblocco sotto il display attualmente è necessario che ci sia un sensore ottico al di sotto del pannello per riconoscimento dell'impronta. E attualmente la convivenza di queste due tecnologie con il pannello che si muove non era possibile. Lo slider è sicuramente una soluzione molto innovativa per evitare il notch, per evitare i fori per le fotocamere. Nonostante strizzi l'occhio a una nicchia particolare di persone che amano avere un device con un display molto immersivo, è adatto a tutti, perché ha delle ottime performance, una ottima fotocamera e una MIUI 10 che sinceramente trovo molto bella, molto pulita e minimale. Comunque, questo era tutto sullo Xiaomi Mi Mix 3. Come sempre vi invito a lasciare un like e un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Lorenzo.